La memoria deve essere declinata, non basta il ricordo. Quando ci si impegna a declinare la memoria, così come fanno le associazioni, ci si impegna a essere anche giudicati e a giudicare. Noi vogliamo questo, vogliamo giudicare i fatti, vogliamo essere giudicati. Non possiamo accettare che ci sia solamente la giustizia e il giudizio della magistratura. Ci deve essere un impegno della politica ad aiutare il ritorno della giustizia in Italia. Questa è stata una bomba che ha dilaniato corpi, che ha ucciso persone, ma che soprattutto ha dilaniato la coscienza sociale dell'Italia. Oggi succedono fatti meno cruenti, ma altrettanto importanti, che dilaniano la coscienza dell'Italia, che riducono il livello della moralità, dell'etica, di tutti noi che facciamo politica, tutti noi, non solo i sindacati, ma anche i cittadini che sono in questa piazza. Per cui la memoria è importante. Quando le associazioni vanno a incontrare i giovani, come dicevo prima, accettano di essere giudicati, non per il fatto di essere deboli e di non essere riusciti a costruire quella giustizia della magistratura, ma di essere forti perché hanno il coraggio di manifestare. E noi come organizzazioni sindacali saremo sempre al loro fianco, perché per noi la giustizia è quella che deriva prima dalla piazza, da quello che pensano le persone. Solo successivamente si può accettare l'idea di una giustizia della magistratura. Non possiamo accettare che la politica si renda conto di alcuni fatti solo quando la magistratura interviene. Ci deve essere una responsabilità di tutti, per cui allora come oggi dobbiamo essere in questa piazza per ricordare questo. Dobbiamo essere vicini a quelle che saranno le seconde generazioni dei parenti di quei morti, di quei martiri che sono morti anche per noi, per cui è importante questo. Io ringrazio veramente tutti, ringrazio i familiari, ringrazio i nipoti, ma voglio dire che voglio avere il coraggio di guardare in faccia le generazioni del 2000, quelle generazioni che magari sono nate negli anni 80 e che oggi potranno diventare e diventeranno dirigenti di questa nazione, e di quelle generazioni che nascono nel nuovo secolo. Dobbiamo dare loro la consapevolezza che se anche si è pochi, ci si sente deboli, i fatti devono parlare. La politica deve prendere in considerazione questo. Non si può più nascondere, non si può più celare dietro i palazzi, deve manifestarsi anche lei in piazza insieme con i sindacati, insieme con le associazioni, insieme con tutti i cittadini. Io vi ringrazio e auguro che finalmente possa essere fatta giustizia in questa Italia, non solo di Piazza Fontana, ma di tutto quello che Piazza Fontana può aver rappresentato. Grazie.